Eccolo, ci sono. Pagelle, Juventus-Lecce, 1-0, in attesa di quelle che saranno le partite di oggi di Serie A con la Juventus che si è svegliata in questa mattinata da seconda forza del campionato italiano. Ovviamente non è una cosa destinata a rimanere tutt'oggi, perché appunto arriveranno anche le altre. Date un'occhiata al calendario, Atalanta, Toro, Milan, insomma. Deve essere qualcosa di tosto, decisamente tosto, 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 tosto. Quindi questi tre punti ce li teniamo stretti, la prestazione un po' meno. Ed è un po' il concetto che andremo ad esprimere anche all'interno di questo video. Vi invito a guardare, magari lo avete già visto, magari no, ho parlato delle parole di Federico Chiesa al termine appunto della partita, Juventus 1, Lecce 0. Credo che siano state delle parole anche da leader, perché Chiesa secondo me si sta calando all'interno di questo ruolo, anche all'interno di DAZN gli hanno provato a domandare questa cosa, ha dato una risposta diplomatica dicendo alla Juventus quando si veste questa maglia tutti sono leader e tutti devono mantenere uno standard elevato, però secondo me le parole di Chiesa sono emblematiche per descrivere anche un po' il momento della Juventus. Vi lascio il video qui sopra nelle schede. Partendo dall'allenatore Massimiliano Allegri, ieri era importante vincere, si è vinto, però io vi ho già detto che in questa stagione, mai come in questa stagione, che è la terza stagione con lo stesso tecnico in panchina, pretendo anche una crescita della squadra da altri punti di vista. E secondo me ieri in Juventus-Lecce ci sono stati dei grossi passi indietro proprio dal punto di vista dell'approccio. E poi se magari l'approccio c'è, però vengano sbagliate, che ne so, degli appoggi, dei passaggi, dei gol, quello è un altro discorso. Però la Juventus è stata una squadra che non andava ad attaccare in avanti, è stata una squadra che si andava a rifugiare spesso e volentieri nella propria metà campo, addirittura difesa dell'area di rigore in casa contro il Lecce, e che spesso, spessissimo lanciava questa palla senza passare, palla a terra per cercare di sviluppare un'azione come Dio comanda. Queste sono cose secondo me fondamentali, vitali, a maggior ragione per questa Juve che, come dice l'allenatore, insomma, giustamente ha perso di esperienza ma ha guadagnato di freschezza e di entusiasmo. Benissimo. Se una squadra guadagna di freschezza e entusiasmo e di spensieratezza, deve essere però una squadra che segue dei dettami abbastanza rigidi, perché non sarà sicuramente in grado di improvvisare, come invece sono bravi a fare dei giocatori che hanno giocato tante partite ad altissimi livelli. E io questa cosa da parte dell'allenatore della Juventus ancora non ce la vedo e temo che questa possa essere la strada sbagliata da seguire, a maggior ragione guardando le prossime partite. Quindi secondo me la valutazione di Allegri è appunto 5,5. Szczęsny senza voto, beh, siamo passati da una brutta prestazione col Sassuolo a un senza voto proprio perché il Lecce non è mai stato pericoloso, non che la Juve sia stata una macchina da guerra per occasioni da gol create, però è sicuramente bello sapere che il portiere conclude con i guanti puliti e nemmeno ha bisogno di andare a farsi la doccia. Questa è sicuramente una notizia positiva per la Juventus. Dei meriti del Lecce, meriti della Juve, secondo me entrambe le cose. Rugani, voto 6, è stato tolto da l'ibernazione, diciamo così, la sua prima partita stagionale. Credo che sia stata una buona partita. L'anno scorso le migliori prestazioni le aveva fatte al centro della difesa, nel 3-5-2. Oggi invece ha giocato da braccetto di destra, ha fatto il suo. Una partita difensivamente buona della Juve, lo dicevamo prima. Il Lecce non è mai arrivato alla conclusione, e quindi tanta roba. Voto 5,5 a Bremer perché secondo me ha sofferto tanto la fisicità di Krstović, e poi nel secondo tempo è venuto fuori Bremer, sì, però credo che sia venuto fuori proprio perché dall'altra parte il 9 del Lecce aveva iniziato un po' a mancare dal punto di vista fisico. Io vedo Bremer ancora terribilmente indietro dal punto di vista atletico, mi sembra molto, molto, molto indietro, e credo che sia anche molto macchinoso nel cercare di girare palla. Quando ha la palla Bremer in questo momento non sono tranquillo. Non sono tranquillo perché, come dicevamo prima, la Juve non è una squadra organizzata da quel punto di vista. E Bremer credo che sia uno di quelli che soffre maggiormente questa cosa. Poi Bremer è uno di quelli che si esalta quando la squadra difende in avanti, e la Juve ieri sera non ha difeso in avanti. E anzi, Bremer si è ritrovato spesso e volentieri a dover lottare con un avversario scomodo perché proteggeva bene la palla. Secondo me il duello nel duello non l'ha vinto il nostro numero 3. Non mi ha gasato nemmeno Danilo perché ci sono state un po' di imprecisioni anche da parte del capitano, che in questo momento vedo un po' stanco, ma uno come lui, abituato a giocare tutte le partite, 2-3 partite a settimana senza mai saltare un minuto,
non può essere stanco adesso, in questo momento della stagione, dove si gioca solo una volta a settimana, eccezione fatta per questa settimana qui. Il voto va leggermente su perché la palla di Danilo nei confronti di Chiesa era deliziosa, dato una palla meravigliosa dopo l'unica vera azione, secondo me, costruita davvero bene dalla Juventus. Chiesa poi di mancino butta fuori, però la palla, l'imbucata di Danilo, la lettura, l'idea rimane ed è stata un'idea di livello che poteva sbloccare la gara prima rispetto al secondo tempo, dove poi la Juve trova il gol del 1-0 grazie ad Arek Milik. Voto 6 e mezzo McKennie, sta continuando a piacermi, sta continuando a convincermi. Io credo che in questo momento McKennie sia uno dei giocatori che sta meglio di tutti fisicamente nella Juve. Credo che sia controintuitivo perché McKennie è un fisico che per forza di cose dovrebbe entrare in forma più in là, McKennie non lo sa, corre lo stesso, corre tanto, crea e sulla destra si propone spesso e volentieri. Quindi 6 e mezzo McKennie, autore di un'altra prova secondo me convincente sull'out di destra, dove tutti si aspettavano UEA e invece ancora una volta gioca Weston McKennie. Fagioli, ecco, io credo che la Juventus non possa assolutamente non possa fare a meno di Nicolò Fagioli, cioè deve avercelo. Nicolò Fagioli deve giocare nella Juventus perché è quel giocatore che con la sua qualità, col suo palleggio riesce ad aiutarti nei momenti delicati della partita. Poi mi pare di vedere che in questo momento Fagioli ci stia prendendo gusto anche a farsi passare il pallone con velocità, andare ad aiutare anche i compagni un po' più in difficoltà, come appunto Bremer, come abbiamo visto a Sassuolo, quando Fagioli dice dai giochiamola più veloce, dammela, vieni qua, ti aiuto. E quindi io credo che Fagioli non possa uscire dalla formazione titolare della Juventus. Questa è la mia opinione, come vi dicevo l'anno scorso, una delle poche cose che so per certo della Juve è che il centrocampo titolare deve essere Locatelli, Fagioli, Rabiot. Ripartiamo da lì perché la formazione della Juve centrocampo non è cambiata, anzi, e quindi siamo ancora fermi a quel punto lì. Locatelli 5 e mezzo, un po' di più Manuel, un po' di più dal punto di vista della velocità di esecuzione, un po' di più dal punto di vista della lucidità di alcune situazioni. Poi capisco che una partita come quella di ieri, dove devi difendere dietro, arroccato, invece che andare in avanti, è più complicata. Ma uno come Locatelli, che per me non è un regista, e lo dico dal giorno zero, in quella posizione, da mediano, comunque deve fare qualcosa in più. Io non pretendo che mi faccia le partite di Andrea Pirlo, perché non me le può fare. Però pretendo che la palla giri più velocemente. Lì è un discorso che va dal mister, che deve provare quelle cose in allenamento, e va ai giocatori, perché comunque in campo devono dare quel giro di chiave in più. Perché Locatelli, volenti o nolenti, per la Juventus è un giocatore importante. Giocatore importante che difensivamente dà tanto, sull'impostazione da poco. E Allegri e Locatelli su questo deve lavorare, tutti e due. Rabiot, voto 6. Non è stata una bella partita di Rabiot. Il discorso di Danilo è simile, perché se Danilo va a 6 per via di quella palla che ha dato a Chiesa, dove Chiesa ha sprecato, Rabiot va a 6 per via di quella sponda aerea che ha fatto nei confronti di Arek Milik, una sponda aerea meravigliosa che vale il gol. Io ieri sera dicevo il gol lo fa Rabiot con quella sponda, qualcuno nei commenti mi ha fatto notare che in realtà Milik si era preparato bene per andare poi a scaricare su McKennie, infatti l'ha lavorata molto bene, quello è vero, però se guardiamo proprio il gol, sponda di Rabiot è meravigliosa perché ti mette in porta, quindi bene lì, male di là, stesso discorso che vale per Bremer. È un giocatore che in questo momento, per via della struttura fisica, è ancora un po' troppo indietro. Arriverà sul lungo, però ad oggi Rabiot non è assolutamente il Rabiot della scorsa stagione. 5 e mezzo a Cambiaso, non mi è piaciuto tantissimo, credo che sia stato un po' timido e che abbia anche un po' sofferto la velocità di Almqvist. Cambiaso sicuramente è un giocatore giovane, è credo la sua terza se non quarta partita con la Juventus, di cui soltanto due da titolare, dove le aveva fatte anche secondo me abbastanza bene. Crescerà, è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti e interessanti. Metterci qua a bocciare Cambiaso non conviene a nessuno, né alla Juventus, né al ragazzo, né ai tifosi. Quindi non una buona prestazione, ma capita, fa parte del percorso di crescita di un ragazzo che per il primo anno si affaccia da giocatore della Juventus alla Serie A. 6 e mezzo per Federico Chiesa, che anche qua poteva essere più alto, perché se mi fa quel gol di sinistro il voto va a lievitare, però io credo che Chiesa sia un po'
l'anima, dicevo, della Juventus nei giorni scorsi, confermo questa cosa, trascinatore, prima ho usato la parola leader, sicuramente leader tecnico, secondo me lo sta diventando anche di spogliatoio, è un giocatore che non sta mai fermo, non è un caso che Allegri non lo vada a togliere nemmeno il martedì sera con il Lecce, dopo che aveva già speso tantissimo nelle partite precedenti. Questa Juventus è Chiesa dipendente, lo stiamo vedendo, e Federico Chiesa sta rispondendo alla grandissima, anzi anche senza trovare, ahimè, il gol dell'1-0 nel primo tempo. Però nel primo tempo le tre occasioni da gol nascono sempre da Chiesa, e questo non è un dettaglio e questa non è una coincidenza. Voto 6,5 a Milik. Non mi era piaciuto Milik, però Milik fa due giocate, ne fa tre nella partita. Una è quel tiro da fuori, molto fuori area, dove probabilmente chiede un po' troppo a se stesso. Una è una bellissima palla a Chiesa, in tunnel, che Chiesa prova a mettere dietro senza poi trovare l'incrocio con il compagno, e il terzo è il gol. Quindi su tre giocate Milik ha fatto un assist, un gol e un tiro, che è stato forse un eccesso di fiducia. È strano, perché di solito Milik è un giocatore utile nello sviluppo manovra della Juve, invece ieri è stato un giocatore decisivo ma non utile. Ieri Milik è stato un po' Vlahovic, secondo me Milik è un po' indietro, un altro di quelli che atleticamente ancora non c'è. Azzardo, probabilmente con Moise Kean ieri avrebbe giocato Moise Kean. Questa è un po' la mia lettura, voglio sapere anche la vostra. Milik e Chiesa, coppia strana. Milik e Vlahovic la vedo un po' più affine, un po' più idonea, però alla fine il match winner chi è? Arek Milik, e si porta a casa 6,5 in pagella. Federico Gatti, voto 6. Quelli che sono subentrati, Gatti e Kostic, sono gli unici che vanno a voto, non hanno giocato tantissimo, hanno avuto poco spazio, perché poi ieri Allegri ha dato molta continuità a quelli che erano su, e poi ha buttato nella mischia Vlahovic, che aveva giocato veramente troppo poco, quindi si becca senza voto. Miretti, che ha giocato veramente troppo poco e si becca senza voto. E Weah, che ha giocato veramente troppo poco e si becca senza voto, ma che ha rischiato pure di non entrare. Da potenziale titolare, a rischio di non entrare perché sta per entrare Yıldız al posto di Chiesa, quando poi McKennie ha detto: mister, sono stanco, verrei volentieri a riposarmi, è entrato Weah. Allegri è stato chiaro e tondo nella conferenza stampa presso Sassuolo Juve: è un buon cambio. Quindi è già stato ridimensionato lo status di Weah. Oggi i titolari sugli esterni sono McKennie a destra e Kostic a sinistra. Weah e Cambiaso devono lavorare per farsi trovare pronti, e poi c'è sempre il nome di Ealing Junior, che col Sassuolo era entrato non molto bene secondo me, ma Sassuolo è stata una partita cattiva dal punto di vista mentale anche nei confronti di chi è subentrato. Credo che si siano salvati tre giocatori in tutto. Questa partita con Lecce sicuramente ha più sufficienti, però il discorso è sempre quello: questa è una prestazione che ti va bene contro squadre che sulla carta sono inferiori a te tecnicamente. Ieri sera il Lecce non ha mai trovato il tiro in porta, lo specchio della porta, la possibilità di far male a Szczęsny, quindi per forza di cose se loro ti tirano mai in porta il gol non te lo possono fare. Tu hai tirato poco, potevi farne uno, potevi farne due, potevi anche farne zero, ne hai fatto uno e ti va bene così. Però dobbiamo dare quel giro di chiave, perché se non diamo quel giro di chiave rimaniamo sempre lì ancorati a quello che è stato l'anno scorso, a quello che è stato l'anno prima. Poi non ci dobbiamo stupire quando arrivano delle squadre che invece sono più preparate, più forti, più pronte, ci fanno uno, due, tre gol, noi non sappiamo reagire, non sappiamo recuperare, e alla fine i tre punti non li portiamo a casa, e giustamente, purtroppo.